Oggi è il grande giorno, campionato del mondo maschile e femminile di long casting. Siamo nella splendida città di Viterbo che ci ha ospitato per questa manifestazione che per noi ha un sapore veramente importante, perché come abbiamo sempre detto il long casting abbina le tecnologie della pesca, ma le abbina sul sforzo fisico, sul gesto atletico. Oggi questa splendida cittadina andremo a fare una manifestazione di apertura che è qualcosa di meraviglioso, tra storia e insomma veramente un portento. Vi invito veramente a vedere quelle le immagini che sono fantastiche. Bella bombanza!
aspetta un po'. Arancio 27 215 e 63. Rosso 21. Giallo 13 199 e 30. Parte tra la vergogna e il dolore. Y el mejor. Muy bueno. Stavo scambiando l'ordine e l'ordine è molto male. Si prepara Baudoino. Alaisi Pedana si prepara Neves. Garcia Pedana si prepara Vargas. Bien. Bien. Mira, sí. Tres. Mondiale di long casting in Italia 2024 a Viterbo. Siamo praticamente nell'ultimo recupero della batteria femminile, dove in teoria dovremmo aver vinto il campionato del mondo a squadre e l'individuale, e quindi sono molto fiero e molto contento delle mie ragazze. Per quanto riguarda invece la maschile e l'individuale, dobbiamo aspettare un'altra mezz'ora finché non finisce l'ultima batteria. Al momento siamo secondi come nazionale e siamo secondi come individuale, però tutto viene giocato all'ultimo lancio e siamo qui frenetici che aspettiamo di vedere i risultati dei ragazzi. Yeah!
Corre, sono cose buone. Per noi è un grandissimo onore ospitare un evento sportivo di tale importanza nella nostra città, Viterbo, città sempre più internazionale. Siamo candidati Capitale Europea della Cultura 2033 e quindi ospitare delegazioni provenienti da diversi 6 paesi del mondo è per noi una prova anche di quanto la nostra città possa essere aperta all'internazionale, soprattutto poi in un contesto sportivo dove una disciplina come il long casting viene valorizzata in un contesto di bellezza naturale unico come quello della Tuscia. Quindi è stato davvero un grande piacere ospitare questa manifestazione e vi aspettiamo e vi invitiamo a ritornare presto. È stato un onore per la città di Viterbo ospitare i mondiali maschili e femminili di long casting. Quando la federazione ci ha interpellato con la consigliera De Alexandris, siamo subito stati entusiasti di accogliere questo invito per portare a Viterbo questa importante manifestazione. Come assessorato allo sport siamo fermamente convinti che lo sport non si divida in sport maggiori e sport minori, ma sia sport e basta. E quando abbiamo avuto questa occasione abbiamo immediatamente pensato che fosse veramente importante portare tutti questi atleti da varie parti del mondo a vedere la nostra splendida città. Viterbo è una città ospitale, Viterbo deve diventare la città anche sportiva. È importante che si conoscano anche gli sport minori, cosiddetti minori, ma che hanno sicuramente una quantità di persone che li seguono. Finalmente Viterbo è ancora una volta al centro dell'attenzione anche per il turismo e quindi siamo ben felici sicuramente sempre di ospitare realtà che danno visibilità alla nostra città. Thank you.
È un'emozione veramente grande essere presenti a un campionato del mondo come questo di long casting in una città così bella, così piena di storia e di cultura come Viterbo, e soprattutto vedere che tutto è filato nel segno giusto e che tutto era perfetto. Devo ringraziare Stefano Sarti per quello che ha creato qua e tutta l'amministrazione che ci ha dato massima disponibilità. Gli atleti, i ragazzi, le nazionali che hanno partecipato a questo campionato, pur venendo anche da lontano, e che ho visto con grande soddisfazione, soddisfatte e contente di come sono andate le cose. Credo che siano manifestazioni da ripetere nel tempo, e questa zona dell'Italia ci vedrà presto impegnati in altri campionati come quello del bass fishing e come quello del kayak. Merita il posto, merita sicuramente la gente, e noi veniamo volentieri. Siamo arrivati al termine di questo mondiale di long casting maschile e femminile qui nella splendida città di Viterbo. Abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, abbiamo conseguito un oro per nazioni alla femminile, poi abbiamo preso un oro e un bronzo individuale sempre nella femminile, ovviamente abbiamo vinto nelle varie categorie, e un argento individuale nella maschile con una grande performance di Filippo, e un bronzo e un argento per equipe. Così si conclude questa avventura, cercando, l'obiettivo è migliorare, cercare di andare oltre quella squadra fortissima che è l'Argentina, cercare di insidiargli l'oro che per ormai 2 anni che lo inseguiamo, arriviamo vicinissimi ma lo inseguiamo. I commissari tecnici hanno lavorato bene, mi auguro che il prossimo anno in Argentina queste equipe, chi sarà a guidarle, ci porti a loro. Chiudiamo questa manifestazione con dei successi, con uno spirito maggiore per i prossimi mondiali, e a questo punto ringrazio tutti, ma ringrazio l'amministrazione comunale di Viterbo per il grande supporto che ci ha dato.